Buon pomeriggio dalla redazione, vediamo insieme i titoli di prima pagina. Tragedia sfiorata ieri a Vittoria. Nel primo pomeriggio un'auto a folle velocità è andata a impattare contro il portone di una chiesa. Il caso ha voluto che nessuno si trovasse in quel momento lì vicino. Sul caso indaga la polizia locale. Il sindaco di Pozzallo nuovamente nel mirino. Dopo le intimidazioni della scorsa settimana, adesso un augurio di morte rivolto al sindaco e minaccia un suo familiare. A Matuna chiede alle istituzioni di intervenire in una lettera. Tante le segnalazioni e le denunce dei cittadini di Scicli in merito al mancato servizio di raccolta dei rifiuti. L'assessore all'ecologia Fiorilla fornisce delle rassicurazioni al riguardo e invita i cittadini a collaborare per mantenere la città pulita. Cala il sipario sull'edizione 2019 dell'Addio all'estate a Marina di Ragusa, che ha registrato centinaia di presenze, spettacoli per tutti i gusti e per tutte le età, con il tradizionale appuntamento della gara dei fuochi d'artificio. Questi i principali argomenti, tra pochi secondi una nuova edizione di MTG. In studio Giada Giaquinta. Buon pomeriggio e bentrovati a una nuova edizione di MTG. In apertura parliamo della tragedia sfiorata a Vittoria, quando ieri nel primo pomeriggio un'auto a folle velocità è andata a impattare contro il portone della chiesa Santa Maria Maddalena in via Gaetano Lachina. Il caso ha voluto che al momento dell'impatto nessuno si trovasse nelle vicinanze, anche perché è una zona molto frequentata. Ferito uno dei tre occupanti dell'auto, sul caso sta indagando la polizia locale. Sul posto Veronica Puglisi. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Vittoria, erano le 16.30 quando un'autovettura a forte velocità, stando alle testimonianze dei residenti, è andata a sbattere contro il portone d'ingresso della chiesa Santa Maria Maddalena. Ci troviamo in via Gaetano Lachina, l'autovettura proveniva proprio dalla piazza Sei Martiri ed è finito la sua corsa contro il portone della chiesa appena restaurato. Un episodio che preoccupa molto i cittadini e i residenti, un episodio non isolato, hanno detto i residenti. Erano tre gli occupanti dell'autovettura di un'età compresa tra i 19 e i 22 anni. Uno dei passeggeri si trova ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria con una prognosi di 20 giorni per un politrauma, mentre l'altro passeggero è stato dimesso. Al conducente è stato effettuato il test alcolemico. Sul posto per i rilievi la polizia locale, che sta effettuando tutte le verifiche per procedere ad eventuali violazioni del codice della strada. Purtroppo quello che è successo ieri si inquadra in una situazione di degrado dell'intera città che ormai si trascina da parecchi anni, degrado che sta sotto gli occhi di tutti. È un degrado avvilente e sconfortante. È un degrado per le quali le forze dell'ordine, sia quelle locali sia quelle dello Stato, non riescono a far fronte in modo esaustivo. Ma quello che è successo ieri, ripeto, succede ogni giorno da anni, ogni pomeriggio, ogni sera, ogni notte, quasi sfreccia all'impazzata come se nulla fosse. Qui diventa una pista proprio da velocissimi, ecco. Ma la repressione non possiamo farla noi, la repressione nell'immediato devono farla le forze dell'ordine. Ovviamente, come è stato scritto dappertutto, si è sfiorata la tragedia, perché insomma in pochi minuti più avanti ci sarebbero state le funzioni, le sacre funzioni domenicali, e quindi veramente sarebbe successa proprio una strage. Considerando quello che è successo l'11 luglio, che è indimenticabile per tutto noi, io vorrei proprio veramente fare una denuncia, ma non sono l'unica che la fa questa denuncia. Ormai da anni denunciamo questo fatto bruttissimo, che praticamente in questa piazzetta qua, la cosiddetta Piazza Calvario, i ragazzi di solito fanno a gara chi fa più sgommate, più curve pericolosissime ad altissima velocità, non curanti dei passanti o anche di bambini che purtroppo frequentano questo posto perché è l'unico palazzetto dello sport. Ultimamente abbiamo avuto anche un disastro, qualcuno che ha sbattuto lì in quel muretto, praticamente rischiando veramente un'altra tragedia, perché nel frattempo stavano uscendo dei bambini. Questa mia piccola voce oggi possa servire
sensibilizzare ulteriormente, ad attenzionare questo gravissimo fatto. Io l'ho fatto volentieri, anche sollecitando le forze dell'ordine a muoversi, a fare qualcosa. Spesso vediamo correre, girare a forte velocità anche l'angolo, quindi magari possono esserci persone di là a parlare, sempre riunite, la tragedia può succedere da un momento all'altro e quindi secondo me sarebbe opportuno chiudere la strada e spero si chiuderà questa strada perché si capisca, perché appunto non si capisce il problema, il danno che si può causare facendo una bravata del genere. Sono tanti bambini, persone che escono dalla chiesa, poteva fare una tragedia enorme, perché percorrere? Succede l'anno sempre lo stesso, l'imprudenza c'è, i ragazzi continuano a parlare al telefono, quindi non so fino a che punto possa cambiare la situazione, nonostante le cose brutte appunto che sono successe. E sull'accaduto interviene uno dei commissari della commissione appunto straordinaria del comune di Vittoria, Filippo Dispensa. Dice: è stato predisposto un progetto ancora in fase di definizione finalizzato a ridurre la velocità in tutto il territorio di Vittoria. Stiamo inoltre allestendo i limitatori di velocità e abbiamo incaricato l'urbanista Marina Marino, sovraordinata agli uffici tecnici. E adesso andiamo invece a Pozzallo, perché dopo l'atto intimidatorio politico, così come l'ha definito il sindaco Ammatuna la scorsa settimana in relazione all'istituto Rizza Rosso di Chiaramonte Gulfi, Ammatuna adesso è ancora nel mirino. Si tratta di attacchi più gravi, minacce di morte, appunto un augurio di morte nei confronti del sindaco Ammatuna e minacce anche a un familiare. Il primo cittadino affida a una lettera rivolta alle istituzioni, il ruolo di intervenire. Prima i violenti attacchi personali di intimidazione politica, così come li ha definiti Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, in merito a un presunto conflitto di interessi tra il comune e l'istituto Opera Pia a Rizza Rosso di Chiaramonte Gulfi. Adesso l'augurio di morte nei suoi confronti e le minacce a uno dei suoi familiari. Questo è il quadro complicato in cui si trova il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, ancora una volta nel mirino, ma questa volta di attacchi ben più gravi, come ci ha raccontato contattato da noi. Si dichiara sbalordito per i livelli raggiunti da certi soggetti, dice, nel momento in cui c'è un'opposizione inesistente e annichilita. Il sindaco di Pozzallo affida una lettera aperta al proprio pensiero, una lettera rivolta alle istituzioni, ai parroci e ai dirigenti scolastici, a chi svolge un ruolo di primaria importanza nel tessuto civile di questa città. Una lettera in cui chiede alle istituzioni di intervenire per placare gli animi e far tornare un clima di serenità, ora che è stata superata abbondantemente la soglia che limita la convivenza civile. Dobbiamo insieme, dice, far capire che a ogni parola corrisponde un significato e isolare attraverso la solidarietà chi pianta le radici di quest'odio. Il primo cittadino ha detto che, similmente a quanto successo per l'episodio relativamente all'istituto Rizza Rosso, in cui si è ricorsi alla querela, si affiderà ancora una volta alla legge per quanto riguarda queste minacce. Intanto sui social arriva il sostegno di comuni cittadini e dei consiglieri di maggioranza e gli assessori del comune di Pozzallo, che hanno inviato una nota in cui si chiede che venga fermata questa escalation pericolosa. Un 24enne è finito in manette a Catania dopo aver per molto tempo usato violenze contro la fidanzata di appena 14 anni, pugni, calci, inseguimenti. La vita della giovane era diventata un incubo. Sara Donzuso. Calci, pugni, soprusi a subirli una 14enne innamoratasi di un 24enne che da sempre ha costretto la ragazzina a vivere un amore malato che sfocia anche in una gravidanza. La giovanissima ragazza però decide di nascondere alla madre il suo stato e soprattutto le botte che il fidanzato gratuitamente le riserva. La giovane si affida ai dottori in solitudine e procede all'interruzione della gravidanza, ma viene ancora malmenata dal 24enne che invece vorrebbe diventare padre, ma lei a questo punto decide di lasciarlo, forse seguendo il suo istinto di sopravvivenza. Il ragazzo
ragazzo a questo punto perde il lume della ragione, vuole tornare con la sua ragazza che ancora una volta, accecata dall'illusione dell'amore eterno, ritorna sui propri passi e riallaccia la relazione, rimanendo nuovamente incinta ma ancora a botte e ancora soprusi. La ragazza, che nel frattempo ha compiuto 15 anni, questa volta decide di non procedere ad un ulteriore aborto, memore anche degli schiaffi e dei calci già ricevuti dal compagno, ma finalmente si confida con la madre, che nota i segni sul suo corpo, le tante scuse di urti accidentali ed una porta dell'abitazione sfondata che le avevano già fatto intuire l'accaduto. La donna è sconvolta, cerca di ragionare nonostante il 24enne ossessionasse la figlia con continue minacce telefoniche, appostamenti fuori casa ed arrivando anche a bruciare la porta e la sua abitazione. L'uomo non si sottrae alle sue responsabilità, anzi, spavaldamente al telefono le aveva preannunciato che avrebbe trovato una sorpresa a casa, costringendo così le donne a rivolgersi ai carabinieri per chiedere aiuto. In questo contesto un maresciallo ha fornito il proprio numero di telefono da utilizzare in caso di bisogno, come da prassi consolidata in questi casi e come già concertato con il pool della Procura di Catania, coordinato alla dottoressa Marisa Scavo, specializzata proprio sui reati concernenti la violenza di genere. Un giorno madre e figlia stanno per rientrare a casa, ma vengono intercettate dal giovane che le insegue per strada con l'auto, quasi le sperona. La ragazza, in gravidanza ormai avanzata, con uno stato di tensione alle stelle, teme per la propria vita. Nel momento in cui l'auto si ferma, il 24enne incomincia ad inveire contro di lei, spalleggiato alla propria madre, che era frattanto arrivata. La mamma della ragazza nel frattempo aveva però chiamato il maresciallo, che si era immediatamente precipitato a bloccare il giovane, che poi è stato arrestato e condotto nel carcere di Piazza Lanza, dove permane, così come deciso dal GIP, in sede di convalida. Ed è stato convalidato il fermo anche per i due indagati per il ferimento del giovane 19enne la sera di venerdì scorso, avvenuto in via Torino a Pachino. I dettagli. Convalidati dal GIP i decreti di fermo emessi dalla Procura di Siracusa a seguito delle indagini attivate per il ferimento di un giovane incensurato attinto da colpi di arma da fuoco venerdì pomeriggio. Agenti del commissariato di Polizia di Stato di Pachino, intervenuti sul posto, hanno trovato un bossolo di pistola calibro 7,65. Tramite le testimonianze di alcune persone hanno cominciato a ricostruire i fatti. Dalle indagini si è accertato che due persone a bordo di un'auto che percorreva la via Torino avevano esploso un colpo di arma da fuoco contro il 19enne che si trovava a bordo di una bicicletta, colpendola ad un gluteo. Essenziali i filmati di alcune abitazioni private che hanno registrato il passaggio di un'autovettura di colore rosso. Dalla targa gli agenti sono riusciti a individuare il conducente, un 22enne, il quale, accompagnato presso il commissariato, ammetteva di essere stato alla guida della vettura, indicando l'altro ragazzo che si trovava in macchina con lui e che è stato rintracciato presso l'abitazione di parenti a Ragusa, dove si era subito rifugiato dopo aver commesso il ferimento e confessando tutto. Raccontava di essere uscito da casa già armato di una pistola e di essersi recato presso un bar di Viale Aldo Moro. Durante il tragitto si era accorto di essere seguito da alcune persone non meglio individuate, con le quali ha in corso da anni questioni di carattere personale. Per seminarli aveva contattato telefonicamente il 22enne chiedendogli di venirlo a prendere con un'autovettura. Durante il tragitto i due si sono imbattuti nel 19enne facendo partire accidentalmente un colpo di pistola. Senza preoccuparsi delle condizioni del ferito sono scappati. Il 25enne aveva anche pensato di disfarsi della pistola gettandola in mare, ma dopo un amico gli ha dato un passaggio raggiungendo Ragusa. Al termine degli accertamenti il PM emetteva un decreto di fermo nei confronti di entrambi gli indagati, disponendo la custodia in carcere presso la casa circondariale di Cavadonna e quella degli arresti domiciliari per il 22enne, contestando l'accusa di tentato omicidio e violazione della legge sulle armi. Il ferito, dopo l'operazione chirurgica effettuata presso l'ospedale Trigona di Noto, è stato dimesso sabato scorso. Ed è di 4 persone fermate risultate positive all'alcol test il bilancio dei controlli da parte della Polstrada di Ragusa, svolti in ausilio a personale della questura nel fine settimana appena trascorso, con l'obiettivo di prevenire e ridurre sinistri stradali e infrazioni al codice della strada, in particolare in occasione dell'evento Addio all'estate, che ha attratto centinaia di persone dai comuni limitrofi e da altre province. Decine le auto controllate sulla SP25, la Ragusa Mare. Dei 4 soggetti risultati positivi all'alcol, 3 sono stati denunciati in via amministrativa perché il limite non superava un livello, e una persona in via penale. Inoltre un conducente è risultato alla guida senza patente ed è stato sanzionato.
E oltre 30 kg di formaggio e ricotta fresca di provenienza sconosciuta sono stati sequestrati ieri mattina al mercato domenicale a chilometro zero di Piazza Verga a Catania. L'operazione del reparto Annone è scaturita dopo alcune segnalazioni partite dagli stessi operatori commerciali ed è stata condotta d'urgenza insieme ai veterinari dell'ASP che hanno anche disposto la distruzione della merce destinata illecitamente al consumo. Sulla vicenda è intervenuta anche Coldiretti Sicilia affermando come i consumatori vadano tutelati con controlli e azioni continue su tutto il territorio e ribadisce che più controlli contro gli abusi devono essere effettuati in tutti i passaggi della filiera agroalimentare, determinanti per la difesa degli imprenditori che invece agiscono correttamente. E parliamo adesso di rifiuti perché negli ultimi giorni a Scicli non si è svolto il servizio della raccolta differenziata. Sono tante le segnalazioni e le denunce arrivate alla nostra redazione, ma anche quelle arrivate appunto effettuate sul web. A dare buona notizia l'assessore al ramo Fiorilla che però chiede anche collaborazione da parte dei residenti. Marco Scavino. Già da questa mattina uomini e mezzi sono al lavoro per ripulire la città. Sono le parole dell'assessore all'ambiente del comune di Scicli, Ignazio Fiorilla, che rassicura così tanti cittadini che in queste ore avevano denunciato online come la città fosse invasa dai rifiuti. Il servizio aveva ricevuto uno stop sia per motivi organizzativi della ditta che si è da poco insediata, sia per il superamento delle tonnellate consentite, disagi a cui ormai si è provveduto a trovare una soluzione. Tante le denunce, anche a questa redazione, per il mancato servizio di raccolta rifiuti. Non c'è dubbio che lo stesso giorno tra subentro, o perlomeno cedente e subentrante, c'è stata una difficoltà. La gente, i cittadini, la popolazione non sa che il comune di Scicli ha un plafond per poter conferire 50 tonnellate in ogni settimana. Ma se tu i 50 tonnellate, tu, nel senso noi i cittadini, le 50 tonnellate li consumiamo tra lunedì e martedì perché la ditta precedente che aveva avuto i rifiuti venerdì, sabato e domenica li scarica lunedì, la settimana è andata via. È stata però sbloccata adesso la situazione? Assolutamente sì, nel passaggio di consegna abbiamo chiesto e ottenuto una deroga perché era necessaria. Il problema però resta tra discariche e atti di inciviltà. L'assessore chiede ai suoi concittadini un reale senso di responsabilità. Chiede che i cittadini inizino a capire come comportarsi. L'appello prevalentemente per gli abitanti delle borgate, meno inclini a rispettare, secondo Fiorilla, le regole della differenziata. I cittadini che scaricano, conferiscono nelle borgate, lo vogliono capire che devono fare la differenziata perché ci sono i contenitori della differenziata, lo vogliono capire che non deve essere tutta indifferenziata e questa popolazione fluttuante, migrante o migratoria dai altri comuni a scaricare a Scicli, lo vogliono capire che è finita ora questa gita perché saranno puniti con ogni mezzo e veramente siamo stanchi che da Marina di Ragusa oppure da Marina di Modica, se dovessero essere pescate nel torbido o con le mani nel sacco con il sacco dell'immondizia, gliela faremo pagare cara. No, è un avvertimento a Cassia ad Abate. Guardi che gli avvertimenti possono essere mafiosi, in questo mio caso invece lo state capendo che create un problema ad un comune che non merita, lo state capendo che gli sciclitani sono stufi di pagare per gli altri. E da Scicli ci spostiamo a Comiso perché torniamo a parlare del caso dei signori Rollo, la cui casa era stata venduta all'asta nel maggio scorso. Dopo l'appello di una delle figlie affinché l'acquirente appunto tornasse sui propri passi, adesso chiedono che scenda il silenzio e si abbassino i riflettori sulla vicenda, anche alla luce dell'intervento sulla questione dell'acquirente dopo settimane di silenzio.
Doveva arrivare l'ufficiale giudiziario questa mattina, ma così non è stato. Il legale della famiglia Rollo di Comiso, l'avvocato Tumino, fa sapere che la scorsa settimana era stato depositato un certificato medico che attestava lo stato di salute precario di uno degli occupanti della casa, il capofamiglia, la cui casa è stata venduta all'asta nel maggio scorso dopo un debito contratto con la banca. La casa è del valore di 220.000 euro, così come accertato dalla perizia del consulente tecnico d'ufficio. E l'acquirente l'ha acquistata a 64.000 euro. Una casa in cui vivono i signori Rollo e una delle loro tre figlie con la nipotina. Nei giorni scorsi avevamo dato voce all'appello disperato di una delle figlie dell'anziano imprenditore che chiedeva all'acquirente di tornare sui propri passi perché non sapevano dove andare, anche perché il padre è invalido. Adesso la stessa figlia affida un post pubblico sul proprio profilo Facebook e ha un comunicato il desiderio che si ponga fine a un polverone mediatico e aggiunge: «I momenti di rabbia e disperazione causati dalla perdita della casa che vedevamo sempre più imminente, abbiamo detto delle cose inesatte, chiedo pubblicamente scusa, a nome anche di tutta la mia famiglia e al pastore che ha cercato di aiutarci fin dall'inizio e siamo certi che, come lui stesso ha detto nel proprio comunicato, continuerà a porgerci la mano di aiuto fino alla fine». L'acquirente della casa, identificato in un pastore evangelico della città, era intervenuto infatti con una nota stampa in cui puntualizzava che la procedura di aggiudicazione dell'immobile si era svolta nella piena legalità e di non essere ancora in possesso del decreto di trasferimento e quindi di non disporre giuridicamente dell'immobile. Inoltre ha espresso l'intenzione di continuare a ritenersi disponibile a continuare a porgere l'aiuto a questa famiglia, come ha sempre fatto, ha detto, ovviamente non travalicando i limiti della legalità. Nel rispetto del silenzio richiesto dalle due parti, confidiamo nel fatto che la vicenda si possa risolvere nel migliore dei modi. E in attesa di un incontro previsto per domani con l'amministrazione comunale, i commercianti di via Plebiscito a Catania lanciano un appello chiaro: più attenzione a questa zona e punto a pensare a reinvestire nella struttura che ospita l'ospedale Vittorio Emanuele. Siamo tornati in via Plebiscito, eravamo stati qui qualche giorno fa per ascoltare le lamentele di alcuni commercianti che ci dicono che da quando praticamente è stato dismesso l'ospedale Vittorio Emanuele sono calati gli affari. Torniamo oggi alla vigilia di un importante incontro che ci sarà proprio domani con l'assessore al commercio Ludovico Balsamo. Abbiamo raccolto altre testimonianze e tutti sottolineano come sia davvero difficile portare avanti un'attività commerciale e fanno tutti quanti un appello all'amministrazione comunale. L'appello è avere magari un po' più cura, ma non solo sotto questo aspetto, anche tutti altri aspetti, curare di più l'economia, l'andazzo dei vari quartieri, i vari servizi che magari non danno il massimo, questo diciamo. Ma da quando è chiuso l'ospedale un po' di tutto non funziona, ad esempio prima c'era più lavoro sia per il bar, il commercio, i fruttivendoli, tutto, d'ora in poi invece ci siamo accorti che stiamo morendo la fame. Non si sta lavorando più qua, un po' di tutto, non si fa più niente. Un appello da fare all'amministrazione? Di prendere provvedimenti più presto possibile, perché qua il quartiere sta andando a distruggersi. Cioè, penso a posto di un ospedale l'edificio potrebbe essere usato come un scuole, un centro sociale per assistenza. Sta morendo, i cappuccini stanno morendo tutti, non c'è il lavoro più, e poi dice aumenta la delinquenza. Lo Stato perché non ci dà aiuto a queste persone che hanno questa attività, l'hanno chiuso completamente tutti, è un peccato. Fortunatamente per il nostro settore no, però molti disagiati, come vede nelle vie là sotto in fondo, hanno avuto dei problemi per l'ospedale. E restiamo a Catania perché dopo l'installazione del cordolo in Viale Vittorio Veneto, in attesa che inizino i lavori per il parcheggio Bernini, i commercianti della zona chiedono più sinergia con l'amministrazione, temendo anche un calo delle vendite. Chiedono la possibilità della sosta breve e più attenzione ai sensi di marcia in modo da tutelare le attività commerciali. Sono le richieste che giungono dai commercianti di Viale Vittorio Veneto dopo l'installazione del cordolo che delimita il passaggio degli autobus in attesa dell'avvio dei lavori del parcheggio di Via Bernini. Quello che abbiamo chiesto noi all'amministrazione era anche di fare questi parcheggi, di togliere direttamente, non il cordolo, è giusto che ci sia, diciamo, una regolamentazione. Però avevamo chiesto anche di togliere direttamente la striscia dell'autobus e fare i parcheggi regolamentari che magari con la striscia blu a costo a viabilità veloce
in modo magari da dare possibilità sia a noi commercianti, che siamo una quarantina qui, di lavorare, che magari aumentare anche le casse del... Ma il parcheggio che sta nascendo in via Bernini, secondo voi non mi potrà aiutare? Ma limitatamente, ci aiuterà limitatamente, perché sì, qualcuno si parcheggerà lì, ma sicuramente da lì e qui non verranno a piedi. Un calo reale fondamentalmente, perché la gente non può posteggiare ovviamente e di conseguenza non si ferma. Il parcheggio che deve nascere in via Bernini può aiutarvi? Potrebbe, però consideri che noi lavoriamo col passante, con la persona che si ferma 5 minuti e va via, quindi non so se la gente andrà al parcheggio e poi tornerà a piedi qui, quindi non so se questa cosa ci possa aiutare o meno. Quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione, noi parlando con tutti i nostri vicini, era di trovare la soluzione per qualche parcheggio qui adiacente. Non hanno avuto sinergia con i commercianti di poter discutere. Stiamo facendo la striscia che hanno rovinato a tutti così, in questo modo. Perché non hanno creato i parcheggi nelle traverse? Sono tutti senza pietà sulla destra salendo. Se non c'è una sinergia o un lavoro, hanno messo la striscia e basta, non c'è stato un progetto. Questo qua noi ci lamentiamo. Adesso una pausa pubblicitaria, tra poco. Bentrovati in studio, in apertura della seconda parte del nostro telegiornale andiamo a Modica, perché esperimento non è riuscito per quanto riguarda la viabilità in via Sulsenti. Dettagli. Sulla viabilità della via Sulsenti, che permette l'accesso all'istituto comprensivo poi domani nel quartiere Sorda di Modica, tutto tornerà come prima. La via Sulsenti infatti nei giorni scorsi era stata oggetto di un esperimento da parte del comando di polizia municipale, che aveva voluto sperimentare un nuovo piano di viabilità per rendere più agevole il transito delle autovetture in quella zona dove insiste il noto istituto comprensivo. L'esperimento però non ha sortito gli effetti sperati e a seguito di un sopralluogo di questa mattina da parte del comandante della Polizia Municipale Rosario Cannizzaro e del suo vice Roberto Amore, si è stabilito di tornare a quanto era stato già predisposto in passato. Dopo alcuni giorni di sperimentazione è stato deciso infatti concordemente con una delegazione di genitori e sentita anche la dirigente scolastica, la professoressa Concetta Spadaro, e di concerto con l'amministrazione, è stato deciso di ripristinare il piano viario precedente, che lo scorso anno, dopo alcuni giorni, non aveva creato problemi, ma che per via dell'aumento della popolazione scolastica e dell'apertura di una succursale nella zona si era pensato di modificare in un primo momento. Dopo il sopralluogo, dopo le numerose lamentele, inoltrate tra l'altro anche alla nostra redazione, che era andata sul posto per verificare le problematiche patite dagli utenti, si è deciso di tornare indietro. Da mercoledì dunque si ritornerà alla normalità con la via Denaro Papa, che tornerà a senso unico di marcia, direzione via Sulsenti, via Torre Cannata. Sarà eliminata anche la deviazione via Rocciola Scrofani, via Cozzo Rotondo. A giorni poi all'intersezione tra via Sulsenti e via Rocciola Scrofani sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato per garantire maggiore sicurezza nell'area. E arriva la replica del sindaco di Modica Ignazio Abate al consigliere D'Antona, il quale evidenziava importi esosi delle bollette idriche. Le bollette idriche che stanno arrivando nelle case dei modicani sono relative al mancato pagamento dei pregressi. E quanto risponde il sindaco di Modica Ignazio Abate alla nota stampa di Vito D'Antona, Sinistra Italiana, che evidenzia come in queste settimane vengano recapitate da parte del comune di Modica tantissime bollette per il pagamento dell'acqua, contenenti importi per consumi inesistenti o con il solo canone idrico senza l'indicazione del consumo effettivo. Abate aggiunge che nei prossimi giorni avverrà la lettura dei 25.000 contatori e entro la fine dell'anno ogni utente avrà la lettura reale e corretta delle bollette idriche. Quest'anno è stato inviato un primo acconto per quanto riguarda, rispetto ai canoni e i consumi degli anni pregressi, per quanto riguarda il canone idrico. In questi giorni si stanno facendo a tappeto le letture con un'azienda specializzata, tutti 25.000 forniture e 25.000 contatori, quindi nei prossimi giorni entro l'anno verrà consegnato a ogni concittadino, nostro concittadino, quello che è la lettura reale di ogni singola bolletta. Penso che le bollette inviate e che sono arrivando in questo momento non riguardano bollette idriche di consumo di quest'anno, ma
riguardano invece a bollette degli anni passati non pagate da parte dei cittadini e quindi che ora viene sollecitato il pagamento. Questa è la situazione reale. È calato il sipario sull'edizione 2019 della manifestazione Addio all'estate che si è svolta sabato scorso a Marina di Ragusa. In archivio l'edizione 2019 della manifestazione Addio all'estate a Marina di Ragusa. Tantissime le presenze per l'iniziativa curata dall'associazione Rusine promossa dall'amministrazione comunale, soddisfatta per la riuscita dell'evento. Diciamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo di portare più gente possibile a Marina di Ragusa nella terza settimana, il terzo weekend di settembre. Non è scontato perché abbiamo, come è noto, deciso di spostare questa festa un po' più in là proprio per simbolicamente dare un segnale che l'estate non finisce fino a quando non finisce veramente. Siccome adesso sta per iniziare l'autunno e allora siamo arrivati veramente fino al 20 di settembre. L'obiettivo tra l'altro è anche quello di proseguire anche dopo, perché abbiamo in cantiere già organizzato molti eventi che si svolgeranno anche nelle settimane successive. Gli eventi della serata tra musica, moda, sport e degustazioni si sono susseguiti dalle 21:30 circa fino al momento tanto atteso, quello della gara dei giochi pirotecnici che si è svolta a 00:30, mezz'ora più tardi rispetto al solito. Il tradizionale spettacolare appuntamento è stato vinto quest'anno dalla ditta pirotecnica Eblea di Massari, a cui hanno anche partecipato l'azienda Spina di Giarre che si è esibita per prima e ha chiuso al terzo posto. Medaglia d'argento per la Castorina di Brolo, seconda in ordine anche di esibizione. A premiare i vincitori e partecipanti l'assessore Francesco Barone. È una festa della città, lavorano i commercianti, lavorano i ristoratori, lavorano gli alberghi, dobbiamo amare questa città. Il couscous vengono direttamente da Mazara del Vallo ed è qualcosa unico. Assaggiare la carne nostra a chilometro zero, i dolci tipici, i cannoli, ma poi ci sono tanti bar che offrono la pasticceria unica ragusana. Gli eventi di diversa natura per soddisfare un pubblico variopinto e sempre più esigente erano dislocati in diversi punti della frazione marinara. In piazza Torre hanno preso il via le manifestazioni dedicate agli amanti dello sport, in piazza Duca degli Abruzzi il concerto dell'orchestra diretta dal maestro Terranova, in piazza Dogana la musica dei Sudeca e quella della band Blackout, mentre al porto hanno sfilato gli abiti da sport e alla rotonda si è ballata la milonga. C'è un po' di tutto, dal cibo al divertimento, all'intrattenimento, quindi hanno pensato un po' a tutto, dai piccoli ai grandi. Marina dà sempre spettacolo, per le persone che vengono di fuori è la cittadina più bella e più attraente. Meravigliosa, ci vuole perché il popolo mai è abituato ad avere questa manifestazione per concludere l'estate, noi siamo villeggianti qua da 3 mesi e siamo molto interessanti. Servizi idrici domani a Marina di Modica per 2 interventi urgenti nella conduttura di Piazza Mediterraneo, dove devono essere effettuate delle riparazioni. Per questo motivo sarà chiuso il serbatoio di Pozzo Battaglia che alimenta la rete idrica nella frazione balneare. Salvo imprevisti, la situazione tornerà a normalizzarsi già mercoledì. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.